Buonasera e benvenuti all'ultimo appuntamento dedicato al rapporto tra i linguaggi dell'arte e della matematica nell'ambito del PAGLIP Public Program che anima il progetto espositivo Tre Stazioni per Arte e Scienza in corso presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 27 di febbraio. Vi ricordo che il progetto riunisce tre grandi mostre, La Scienza di Roma, un excursus storico lungo le grandi scoperte scientifiche che hanno avuto luogo a Roma, da Galileo fino ai giorni nostri, a cura di Fabrizio Rufo e di Stefano Papi. Incertezza, interpretare il presente e prevedere il futuro, curata dall'Istituto di Fisica Nucleare, un percorso interattivo che illustra alcune delle molteplici sfaccettature dell'idea di incertezza e i modi in cui la scienza fa i conti con essa, e T con zero, curata da chi vi parla, assieme a Paola Bonani e Laura Perrone, dedicata alle varie declinazioni nel mondo dell'arte contemporanea dei molteplici e fecondi rapporti che gli artisti intrattengono con alcuni temi del mondo scientifico. Il ciclo di incontri è stato realizzato in collaborazione con l'Istituto per le applicazioni del calcolo Mauro Picone del CNR, nella persona di Roberto Natalini, che qui voglio ringraziare ancora una volta per l'appassionata partecipazione e per aver messo a nostra disposizione in modo del tutto originale e perfettamente intonato al nostro progetto T con zero alcune delle voci più autorevoli in campo matematico. A Roberto dunque voglio lasciare la parola per introdurre i nostri ospiti di questa sera, che ringrazio sentitamente. Roberta Fulci per aver acconsentito con entusiasmo a condurre questo incontro con Alessio Figalli, al quale va tutta la nostra riconoscenza e un particolare ringraziamento per aver ceduto alle nostre insistenze, accettando di distogliersi dai suoi impegni, la cui entità a noi profani non è dato di immaginare. Dunque, da T con zero all'ora zero. Allora, buonasera, introduciamo i nostri ospiti. Allora, Alessio Figalli, insomma, se siete qui a guardare questo incontro, probabilmente già sapete chi è. È un matematico romano che diciamo, ha frequentato fino al liceo a Roma e poi è andato a studiare alla Normale di Pisa, dove ha vinto il concorso di ammissione, ha studiato a Pisa, ha preso la laurea anche in anticipo rispetto di un anno rispetto al piano di studi e ha conseguito subito dopo, pochissimo tempo dopo, il dottorato di ricerca nel 2007 con la supervisione di Luigi Ambrosio e di Cédric Villani. E, lo stesso anno, giovanissimo, ricordiamo che Alessio è nato nel 1984 e quindi praticamente a 23 anni finisce il dottorato e diventa ricercatore del CNRS in Francia. E poi subito dopo va all'École Polytechnique, dove diventa professore a 24 anni, e l'anno dopo parte per gli Stati Uniti, dove presso l'Università del Texas a Austin diventa prima professore associato a 25 anni e due anni dopo diventa professore ordinario. E, ha vinto tantissimi premi Alessio. Alessio è, diciamo, un matematico non solo brillante, ma anche diciamo, molto produttivo, che ha collaborato con tantissime persone, non sempre così nei matematici, e ha vinto, per citare i principali, il premio della European Mathematical Society nel 2012 come diciamo, uno dei migliori giovani matematici sotto i 35 anni in Europa. Ha vinto la medaglia Stampacchia nel 2015 e poi il premio Feltrinelli, giovani per la matematica, e poi nel 2018, questo è una delle poche notizie di matematica che è andata in prima pagina sui giornali negli ultimi anni in Italia, ha vinto uno dei premi più prestigiosi che un matematico possa vincere, che è la medaglia Fields. Soltanto un italiano, Bombieri, l'aveva vinto negli anni 70 e insomma per l'Italia è stato un grande onore avere un italiano diciamo, che riuscisse di nuovo ad avere questo riconoscimento. Si è occupato di tantissime cose, oggi, stasera immagino che con Roberta Fulci ne parleranno, quindi non voglio fare troppo uno spoiler, però insomma è famoso per i suoi studi sulla teoria del trasporto ottimale. E una cosa che secondo me caratterizza un po' gli studi di Alessio è che
anche se sono sempre tecnicamente molto complessi, molto avanzati, si occupa sempre di cose che si possono spiegare, o almeno lui è molto bravo a spiegarle. Il trasporto ottimale parte dal problema di trasportare detriti, sabbia e altri materiali da un punto all'altro di Parigi. Si è occupato delle disuguaglianze isoperimetriche, che sono un altro argomento che si può raccontare, parte dal famoso problema di Didone, e poi insomma si è sempre occupato di cose che si possono raccontare. Secondo me questa è una grande qualità che Alessio ha mantenuto in tutta la sua carriera, questa complessità accanto a problemi belli, profondi, che appunto toccano tanti campi della matematica. E in conversazione con lui ci sarà una giornalista scientifica che io conosco da molti anni, Roberta Fulci, che in primo luogo è stata una matematica anche lei, perché ha preso una laurea in matematica, poi ha preso anche un dottorato in algebra a Bologna, per poi andarsene a Trieste a prendere un master di comunicazione della scienza alla Sissa, e dopo di allora è diventata una delle voci diciamo più riconoscibili di Radio Trescenza, questo magazine della radio italiana, che è uno dei migliori programmi scientifici, io penso, in Italia e direi anche al di fuori dell'Italia, un appuntamento giornaliero in cui lei è stata sicuramente una protagonista. E poi scrive, ha scritto dei libri che io ho trovato molto belli, ha scritto libri per ragazzi, Ragazze con i numeri e poi Ragazze per l'ambiente, tutti e due editi da Editoriale Scienza, che sono due libri che secondo me, ecco, io purtroppo ho dei figli troppo grandi, ma se no avrei avuto veramente voglia di regalarglieli, e ho letto io stesso con grande piacere, dove tra l'altro hai raccontato le vite di alcune matematiche importanti con grande competenza. Ecco, io mi fermo qua e lascio la parola ad Alessio e Roberta. Buon ascolto e buona serata. Eccoci, grazie Roberto per questa bellissima introduzione. Voglio ringraziare subito le curatrici della Mostra TIC con Zero, perché insomma questa è una bellissima occasione e non capita sicuramente tutti i giorni di poter fare una chiacchierata con una medaglia Fields come Alessio Figalli, che è con noi stasera, e in particolare in un contesto come questo. Quindi davvero grazie, e grazie a voi che ci state ascoltando e seguendo in streaming. Noi questa sera insieme ad Alessio Figalli vogliamo proporvi una chiacchierata matematica che insomma speriamo di offrirvi tanti spunti, speriamo che insomma di coinvolgervi, a partire da proprio dal titolo della mostra che ci sta ospitando, TIC con Zero. TIC con Zero prende le mosse da un'opera di Calvino, no? Una raccolta di racconti, in particolare un racconto di Italo Calvino, in cui si fermava un istante, si sceglieva un istante particolare, un istante in cui un uomo era a caccia di un leone, questa freccia scoccata era in una posizione intermedia, non si sapeva come sarebbe andata, avrebbe preso il leone oppure il leone avrebbe divorato l'uomo. Ecco, fermando questo istante, Calvino fa tutto un ragionamento poi sul tempo e sulle mille possibilità che si aprono a partire da un istante. Ecco, noi proveremo a seguire il filo della mostra T con Zero, rendendo la matematica, ci proveremo, narrativa. Proveremo a raccontare i teoremi così come si raccontano nelle storie, perché se ci pensiamo, una storia ha un equilibrio iniziale che poi si rompe, e poi ci sono delle peripezie, e poi si chiude con un finale. E questo è anche la struttura di molti teoremi, no? C'è un'ipotesi, poi ci sono delle peripezie che sono tutti gli sforzi che il matematico deve fare per fare la sua dimostrazione, e alla fine, se tutto va bene, c'è un finale, cioè arriviamo a una tesi che effettivamente è dimostrata. Le storie che vi racconteremo stasera sono storie a lieto fine, perché sono teoremi che Alessio Figalli insieme ai suoi colleghi ha dimostrato, quindi insomma sono storie finite bene, e proveremo a rendervi partecipi di queste storie. Chiaramente sono solo alcuni, no? Sarà uno spunto, sarà un volo sulle opere, su alcuni dei lavori di Alessio Figalli, e non solo. Allora, proveremo a iniziare a partire da un'opera, anzi due opere, che sono in mostra proprio qui alla mostra T con Zero. E, ve le faccio vedere, sono due opere di un artista che si chiama Jenna Sutela, un artista finlandese. Ecco, vedete che questo artista ha creato
dei labirinti, no? Dei percorsi, facendo delle incisioni, e poi ha abitato questi labirinti con una creatura vivente che si chiama Physarum Polycephalum. Questi labirinti che voi vedete in queste due opere sono stati proprio colonizzati da Physarum Polycephalum, che è un protista, no? È una muffa unicellulare, che ha però dei poteri particolari. Possiamo dire che Physarum Polycephalum è un po' un campione di trasporto ottimale. Poco fa Roberto Natalini ci ha anticipato, no? che Alessio Figalli si occupa da molti anni di trasporto ottimale, quindi Physarum Polycephalum e Alessio Figalli hanno un po' questa cosa in comune, essere campioni di trasporto ottimale. Allora, io vorrei salutare Alessio Figalli, benvenuto, eccoci qua. Allora, cominciamo da qua, Alessio, che cos'è il trasporto ottimale? Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti, io vorrei anche ringraziare l'organizzazione di questo evento, grazie per l'introduzione che c'è stata, e insomma, è un piacere per me essere qui, anche se diciamo solo virtualmente, però essere qui con voi. Allora, il trasporto ottimale è un problema che esiste da tantissimi anni, è stato introdotto da Gaspard Monge, un matematico francese, alla fine del XVIII secolo, quindi parliamo di più di 200 anni fa, con delle applicazioni di natura militare. L'obiettivo era trasportare materiale da un luogo all'altro per costruire fortificazioni. L'idea è che appunto, parliamo del periodo pre-napoleonico e poi del periodo napoleonico, si volevano costruire fortificazioni in giro per l'Europa, si voleva trasportare questo materiale estratto dalle miniere, e per farlo l'obiettivo è minimizzare il costo di trasporto. Costo di trasporto che può essere un costo effettivo che uno deve pagare per trasportare il materiale, o può essere semplicemente la forza lavoro che uno vuole sempre minimizzare. E quindi Monge ha iniziato a studiare questo problema, ha ottenuto già dei risultati molto molto importanti su questa teoria ai suoi tempi. Abbiamo dei lavori appunto prima del 1800, in cui ha risolto il problema del trasporto ottimale in varie situazioni di interesse, e poi è stato l'inizio di una storia molto lunga, fatta di vari step, anche con grossi buchi, perché diciamo tra Monge e poi il secondo contributo veramente fondamentale lo abbiamo avuto solo negli anni 40 del 1900, quindi 150 anni dopo, con Kantorovic in Russia. Kantorovic, che ha rivisitato il trasporto ottimale, ha capito in quale modo studiarlo in maniera efficiente, ha sviluppato tutta una teoria che è alla base poi di tantissime applicazioni economiche. Infatti Kantorovic ha ricevuto il premio Nobel per l'economia proprio per i suoi contributi al trasporto ottimale nel 1975. E poi dagli anni 80, quindi circa 35 anni fa, il trasporto ottimale è diventato proprio un problema diciamo puramente matematico. Prima era un problema più diciamo applicato, di natura economica, e poi i matematici hanno proprio scoperto un problema veramente puramente matematico, un problema che poteva avere applicazione anche in altre aree, con tante connessioni anche ad altre scienze, e poi là è stato un boom degli ultimi 35 anni. Quindi diciamo esiste da tanti anni. Ora abbiamo visto che c'è un altro esperto di questo problema, appunto, che tu hai appena menzionato. Abbiamo questo organismo unicellulare che in verità magari lo stava risolvendo ben prima di Monge, e quindi dovremo un po' rivisitare la storia del trasporto ottimale, ovviamente, però insomma questa diciamo è la storia per come la viviamo noi matematici. Se, ecco, vedete, nell'immagine a destra, quello è un'immagine ricavata da un'opera di un artista giapponese. Quello che ha fatto invece l'artista svedese è stato appunto riempirlo con questa muffa. Però perché questo Physarum Polycephalum è un campione di trasporto ottimale? Perché sono usciti anche diversi lavori, no? Anzi, parecchi lavori su questo organismo. Di fatto quello che accade, sono state fatte molte simulazioni, per esempio mettendo dell'avena, che è un appetibile, ecco, per fissare un policefalum su una cartina, no? Su uno spazio che equivalesse alla cartina del Giappone, mettendo delle fonti di avena in corrispondenza di punti nodali dell'area di Tokyo, si è visto che fissare un policefalum si dispone secondo esattamente le linee ferroviarie dell'area metropolitana di Tokyo. Quindi diciamo è straordinario il fatto che un organismo a cui uno
non attribuirebbe un'intelligenza, di fatto invece dimostra di sapere addirittura trovare il percorso più breve tra due punti, quindi seguendo con il solo obiettivo di mangiare, di fatto segue il percorso più breve. Alessio, tu avresti mai immaginato che la disciplina in cui tu ti sei specializzato e su cui hai lavorato per tanti anni, il trasporto ottimale, potesse essere espresso, illustrato da un organismo come una muffa unicellulare? No, se uno me l'avesse detto, no. Vuol dire che poi a posteriori, allora, non sono esperto di biologia, però ha senso, diciamo, il concetto, no? Cioè, nel senso che un organismo si inizia a espandere, inizia a creare dei tentacoli, e poi i tentacoli più inefficienti muoiono, oppure i principali, più, diciamo, quelli che sono più efficienti a livello di nutrimento, sono quelli magari più grossi. Diciamo, ha un senso perché è una struttura che poi ritroviamo in tante altre strutture biologiche. Se pensiamo semplicemente come sono fatti gli alberi, che abbiamo le radici, poi il tronco, poi i rami e poi le foglie, c'è questa idea che il nutrimento dai rami viene convogliato nel tronco, poi il tronco è come se fosse una grande autostrada dove i nutrimenti scorrono molto più velocemente e poi di nuovo viene biforcato, diciamo, lungo i rami e le foglie per portare il nutrimento proprio dalla terra fino all'estremità. Che è poi la stessa cosa che facciamo anche nel nostro sistema cardiocircolatorio. Abbiamo prima le arterie e poi e le vene, proprio per portare in maniera efficiente il sangue fino all'estremità del nostro corpo. Quindi questo concetto, se uno pensa in natura, ha senso, nel senso proprio l'idea di strutturare il fatto che in fondo questi sistemi funzionano come in natura, come nel nostro corpo, in fondo è anche l'evoluzione, no? Nel tempo ci evolviamo per processi, diciamo, cose inefficienti muoiono, le cose utili rimangono. Quindi come concetto ci sta, diciamo, se uno mi avesse detto un cellulare faceva così bene, forse avrei cercato una mano, avrei provato a vedere se potevo usarlo a supporto. Il prossimo paper sarà firmato anche da Fisaro un policefalo. Alla fine l'artista finlandese di cui stiamo parlando ha parlato di quest'opera realizzata in collaborazione con Fisaro un policefalo, quindi di fatto, insomma, c'è un credito che abbiamo nei confronti di questo organismo. Io voglio ricordare a chi ci sta seguendo che può scriverci, ci potete mandare domande per Alessio Figalli che noi raccoglieremo su YouTube e su Facebook, scrivetecele e poi alla fine di questo incontro proveremo a rivolgere ad Alessio tutte le vostre domande, curiosità, dubbi, commenti, almeno nei limiti, insomma, del tempo che abbiamo a disposizione. Alessio, tu poco fa dicevi, ci raccontavi come il trasporto ottimale ha una storia lunga e questo non sorprende perché è un problema molto naturale. Ho delle risorse, le voglio distribuire, voglio farlo nel modo più economico possibile. Come mai allora questo problema è rimasto aperto così a lungo e poi, diciamo, chiariamo anche il fatto che non è un problema, no? È una famiglia di problemi che possono essere poi espressi in diversi modi in base ai vincoli che vogliamo dare, in base, insomma, alle regole iniziali che ci diamo per il nostro trasporto. Ma è un problema, in verità, sì, molto complesso. Allora, come dici tu, poi in verità è una grande famiglia di problemi, per esempio cose di cui poi mi sono occupato io sono state applicazioni del trasporto ottimale anche ad altre aree, quindi diciamo non è stato solo il trasporto ottimale in sé, ma proprio delle connessioni con altre aree, sia della matematica che di altre scienze. Però diciamo, se uno guarda poi il problema originale, il problema che Monge ha formulato più di 200 anni fa, è un problema, sì, matematicamente elementare da formulare. Però poi quando uno inizia a cercare veramente di provare a dire ok, ma dimostriamo che un trasporto ottimale esiste, cioè cerchiamo di capire veramente se una soluzione al problema esiste, non è un problema ovvio, perché finché uno pensa a livello modellistico che, non so, i dati sono finiti, ho 100 miniere e 40 fortificazioni da creare, tutto va bene, un numero finito di casi, provo tutto e vedo qual è il migliore, esisterà una maniera migliore di un'altra. Il problema è che i matematici hanno da fare poi delle astrazioni, astrazioni del tipo, ok, supponiamo che non sono 100 miniere o 40 fortificazioni, supponiamo che c'erano magari 1 milione da una parte e 5 milioni dall'altra, o 100 milioni e così via. E quindi quando uno inizia a aumentare i dati, a un certo punto conviene matematicamente, per una ragione proprio pratica, di dire ok, in verità i numeri sono così grandi che faremo finta che i dati sono infiniti, cioè troviamo una modellizzazione in cui possiamo gestire qualunque numero di dati che sia grande a piacimento. Questa è un'astrazione estremamente importante, perché se no, diciamo, se uno cercasse di rimanere sempre a livello di numeri infiniti, non riuscirebbe mai a vedere l'essenza veramente del problema, cioè questa astrazione permette in qualche modo di studiare tutti i problemi in un colpo.
D'altra parte, nel momento in cui i dati crescono così tanto, il problema diventa molto complesso. Ora uno potrebbe dire, ma che, perché? Perché ci interessiamo di milioni, miliardi di particelle, miliardi di dati? In verità ci sono tantissimi casi in cui le particelle sono miliardi, sono legate a esempi che ho studiato anch'io, quando si pensa a particelle come sono un posto delle nuvole. Però ora, per dire, il trasporto ottimale adesso è usato, per esempio, per fare un esempio un po' attuale, nell'intelligenza artificiale, e una cosa naturale è, per esempio, se il riconoscimento di immagini. Io guardo un'immagine e voglio capire cosa rappresenta, se rappresenta un animale, un gatto, un cane. Questo è il prototipo delle applicazioni del machine learning. E in questo caso un'immagine è una fotografia, sono milioni di pixel. Quindi comunque l'idea è che io a questo punto sto per capire cosa rappresenta l'immagine devo analizzare milioni di punti. Ed ecco che da che il numero delle miniere erano 50-100, già per fare un riconoscimento di immagini una sola sono milioni, e di solito quando ne devo riconoscerne tante saranno miliardi di immagini, ognuna fatta di milioni di pixel, ed ecco che i dati iniziano a crescere in maniera molto grande, e quindi è importante avere una teoria a tutto tondo. Varie delle cose che hai citato le troveremo nel seguito della nostra chiacchierata. Tu hai iniziato già a parlare di nuvole, hai iniziato a parlare di soluzioni che esistono, poi vedremo anche magari se quando la soluzione esiste, se è o non è una sola. Noi adesso iniziamo a raccontare la nostra storia matematica. La nostra storia matematica di oggi ha a che fare con l'acqua. L'acqua in vari stati, no? Sappiamo che l'acqua si presenta in stato solido, liquido o gassoso. Allora inizieremo dall'acqua nello stato gassoso, vapore, quindi nuvole, come citavi poco fa tu prima, e inizieremo a raccontare una storia. Allora, la nostra storia, la storia che riguarda poi Alessio Figalli, è la storia di una persona che ama osservare le nuvole, un amante del guardare le nuvole. Un bel giorno il nostro protagonista si mette a guardare una nuvola, inizia a farlo in un certo momento che chiameremo, guarda un po', T0. Lui inizia a guardare una nuvola e dopo un po' la guarda di nuovo. Allora, qual è, Alessio, diciamo innanzitutto che questo protagonista potresti benissimo essere tu, persona che si mette a guardare la nuvola in un certo momento e poi la riguarda dopo un po', allora qual è il problema del nostro protagonista che guarda le nuvole? Ma il problema è questo, che diciamo io l'obiettivo è, diciamo, date le condizioni iniziali della nuvola al tempo T0, quindi nota al tempo T0 la mia nuvola, le posizioni delle particelle, la velocità iniziale delle particelle, tutte le condizioni diciamo tutte le condizioni iniziali, la pressione, tutte le variabili fisiche del sistema, vorrei capire come si muoverà la nuvola nel tempo. Quindi vogliamo predire l'evoluzione di fronti atmosferici, per capirci, parliamo quindi di applicazioni alla meteorologia. La guardiamo questa nuvola un istante di tempo, come detto tutti, con zero, la guardiamo un pochino dopo, e la domanda che ci poniamo è, ok, io vedo la nuvola, è una cosa macroscopica come oggetto, però questo movimento macroscopico in verità è fatto di movimento di tantissime particelle, tutte le mie particelle di vapore e acqua che compongono la nuvola si stanno muovendo, sono miliardi, e la mia domanda è, ok, ma come si è mossa ciascuna particella? Purtroppo io non ho la visione del movimento delle particelle, posso fare una foto alla nuvola, magari la faccio in una risoluzione molto molto alta e riesco a vedere addirittura ciascuna particella dove si trova, rifaccio una seconda foto, la rifaccio ad altissima risoluzione e riesco a rivedere di nuovo tutte le particelle dove si trovano, ma il mio problema è che non so tra i due istanti di tempo quale particella al tempo T0 corrisponderà a quale particella che io vedo all'istante successivo. Queste si saranno mosse nel processo e vorrei capire chi è andato dove. Questo, se vuoi, è il problema. State vedendo adesso un'immagine di Alessio in cui lui mostra la stessa nuvola in due momenti diversi, e vediamo che i pallini sono colorati. Sono colorati perché il problema è proprio questo: se i pallini fossero tutti dello stesso colore potremmo dire conosciamo la nuvola prima e dopo, però dato che ogni pallino, ogni particella ha una sua diciamo personalità, noi vogliamo sapere quale particella si trova dove, giusto? È corretto? Benissimo, possiamo dire così, per
cercare di provare a capirci, possiamo dire che il nostro protagonista che guarda le nuvole ha un problema di presbiopia, per cui vede la nuvola nel suo insieme molto bene, però da vicino poi dopo ha più problemi, vuole capire, vuole mettersi delle lenti per poter vedere questa nuvola da vicino. Certo, diciamo il problema vorresti vederlo da vicino, quindi già c'è il problema di, come dici tu, di presbiopia, e poi, come dire, se io avessi riuscissi a vedere con altissima risoluzione la nuvola per tutti gli istanti di tempo, riuscire a vedere ciascuna particella come si muove. Qua in qualche modo, come dire, ho visto la nuvola, poi ho dovuto riaggiustare i miei strumenti e ci ho messo magari un millisecondo di tempo prima di poter riosservare tutte le particelle. Nel frattempo qualcosa è successo, cioè non sono riuscito proprio a seguirle tutte. Questa è poi la difficoltà grossa. Quindi questa presbiopia sono in grado di compensarla, però non riesco a farla ad ogni istante di tempo, riesco a farlo solo a millisecondo per millisecondo. Okay, però quindi perdo, diciamo che guardando la tua nuvola ti sei dovuto distrarre un attimo e poi dopo l'hai guardata di nuovo. Sì. Che cosa è successo in mezzo? Allora, quali sono gli strumenti del nostro protagonista, gli aiutanti, gli incontri che fa, le armi segrete per arrivare al finale, al lieto fine in cui può mappare perfettamente ogni particella della sua nuvola? Qui lo strumento è miracoloso, è il trasporto ottimale. Il trasporto ottimale è una scoperta, non mia, ma di un meteorologo inglese negli anni 90, ha capito che per capire come le particelle siano mosse bisognava capire come colorare, in qualche modo, immaginiamo abbiamo colorato tutte le particelle al tempo t con zero, e il mio obiettivo è ricolorarle al tempo successivo. Nessuno mi dice ancora chi è quale, quindi le mie particelle al tempo successivo per il momento sono tutte, diciamo, bianche, e le devo io ricolorare per capire chi è andata dove. Qual è il colore giusto? Devo colorare le particelle in modo che il costo totale poi di trasporto per mappare le particelle al distante t con zero in quello successivo sia il minore possibile. Quindi che vuol dire? L'idea è che se ho particelle più a sinistra, quelle più a sinistra saranno mappate quelle più a sinistra, quelle più a destra saranno mappate verso quelle più a destra e così via. Facile quando uno ne ha poche di particelle, come dicevo, quando i numeri iniziano a diventare molto complessi, qualche miliardo, diventa complicato, perché diventa un problema molto complesso di riuscire a mappare ciascuna particella su quella giusta. Perché poi è un costo totale, quindi in qualche modo c'è un equilibrio globale, non è ognuno va sulla più vicina, perché magari una particella è più vicina a due particelle nel passato e quindi non so chi deve andarci, quindi c'è un aggiustamento globale che rende il problema molto complesso. Quindi non è detto che ogni particella faccia il minimo possibile di strada singolarmente, però globalmente la fatica della nuvola è la minima possibile. Esatto. Senti, ma una volta che sappiamo che la nuvola obbedisce a questa bella legge per cui è pigra, no? E vuole fare meno fatica possibile, possiamo dire che il modo in cui la nuvola si sposta dal punto t con zero al momento, dall'istante t con zero al momento t, è uno solo? Cioè, siamo sicuri di poter ricostruire un unico modo in cui la nuvola si è spostata, oppure magari tra quei due istanti potrebbe aver fatto due movimenti diversi che implicano lo stesso dispendio di energia? Questo sì, è un problema sottile, in verità, nel senso che se fossimo sfortunati in qualche modo potrebbe succedere che in verità non è un'unica la soluzione, cioè potrebbero esserci due maniere diverse di colorare le particelle che darebbero lo stesso dispendio di energia, e quindi a priori non capirei qual è l'evoluzione giusta. Questo può succedere, si possono proprio costruire esempi di punti, di disposizione di punti per cui poi ne esisterebbero due soluzioni, però in qualche modo quello che uno può dimostrare è un evento molto molto raro, cioè è molto difficile che due configurazioni abbiano più maniere di essere trasportate in modo ottimale. Se proprio mi è andata di sfortuna in un certo istante, ma la volta successiva che rifaccio questa cosa non succederà, diciamo, è veramente raro, dovrebbe essere proprio una configurazione sfortunata tutto il tempo, e più poi i punti aumentano più è raro questo fenomeno. Quindi in qualche modo, da una parte avere pochi punti aiuta a risolvere il problema, dalla parte in verità averne tanti rende il problema più robusto, e in verità si può dimostrare che poi se i numeri fossero infiniti la soluzione sarebbe unica.
Senti, adesso, sentendo questa storia della nuvola, tutto suona molto deterministico, no? Sembra un pochino, abbiamo questa nuvola, la nuvola in base a questo teorema che hai dimostrato insieme ai tuoi colleghi si sposta in quel modo lì, tranne qualche situazione strana, no? In cui magari ci sono più opzioni, e viene un po' da chiedersi, beh, ma allora posso applicare questo stesso discorso magari a sistemi molto diversi, anche molto più complessi di una nuvola, magari posso prevedere la direzione dell'universo intero e capire come si muoverà tutto, un po' come era il sogno di qualche secolo fa in cui si pensava che avremmo potuto modellizzare completamente il nostro futuro. Dov'è che fallisce questo ragionamento? Allora, la vita è complicata. Innanzitutto bisogna partire dai presupposti. Già quando noi modellizziamo le nuvole tramite le equazioni, e questo non sono i matematici, ma questa parte di modellizzazione è fatta spesso da scienziati che studiano proprio i fenomeni fisici, in questo caso i meteorologi hanno scritto queste equazioni che modellizzano questo momento dei fronti atmosferici, sono sempre equazioni semplificate in cui dobbiamo sempre trascurare dei parametri, perché le equazioni in cui uno mettesse tutti i parametri all'interno non sarebbero mai gestibili in nessun modo. Quindi già siamo in una situazione comunque in cui dei parametri devono essere trascurati. E questo per funzionare, quindi già questi problemi funzionano per certi tipi di situazioni. Infatti non è un caso che è così difficile predire, per esempio, le previsioni del tempo. Non è che gli scienziati non sanno fare il loro lavoro, è che sono fenomeni talmente complessi che si riescano a valare degli studi macroscopici, però poi ci sono sempre questi eventi così complicati, per esempio quando ci sono i tornadi, che si inizia forza 4, poi diventa 5, abbiamo previsto il 3 ma in verità era 2, si cambiano sempre perché sono molto difficili. Se uno poi va su scale, come dire, l'origine dell'universo, innanzitutto non è che tutti i fenomeni hanno necessariamente dietro un trasporto ottimale, diciamo, questo come disclosure, vorrei dirlo, nel senso che certi fenomeni come queste nuvole mostrano questo trasporto ottimale nella loro evoluzione, e non perché noi matematici o qualcuno ci abbiamo voluto trovare, semplicemente la gente ha modellizzato il fenomeno, ha scritto le equazioni e poi dalle equazioni della matematica ha scoperto, ma qua dietro c'è un trasporto ottimale in verità. Quindi l'ottimalità dei processi ci sta sempre, il problema è che tipo di ottimalità. In questo caso è un trasporto ottimale, in altri processi, come i processi capire l'universo, sicuramente la natura avrà reso dei fenomeni ottimali, però poi ci sono tantissime variabili a livello di processi, a livello scala dell'universo, bisogna mettere dentro teorie come la teoria della relatività e tante altre situazioni estremamente più complessi, non siamo più sulla Terra, non siamo più proprio sullo stesso tipo di formule, quindi sarebbe un altro mondo, e comunque è talmente su scale temporali talmente lunghe, miliardi di anni, che anche quello rende il processo molto instabile. Quindi insomma gli scienziati fanno il loro meglio, però la natura è complessa. Quindi per oggi non prevediamo il futuro, diciamo, insomma, ancora ci limitiamo un po' alle nuvole. Senti, adesso noi proseguiremo la storia di questa nuvola, di queste particelle, vedremo dove vanno a finire, però prima ti vorrei chiedere questo. Tu nel 2018, nell'agosto del 2018, hai ricevuto la medaglia Fields, ce lo diceva prima Roberto Natalini, la medaglia Fields, insomma, è un premio importantissimo nella comunità dei matematici. Molti lo paragonano al premio Nobel, di fatto c'è forse un altro premio in matematica altrettanto importante, che è il premio Hubble, che però si riceve alla fine della carriera. Invece il premio, la medaglia Fields è destinata a matematici eccezionali al di sotto dei 40 anni. Nel 2018 hai ricevuto questo riconoscimento gigantesco, e a quel punto la nostra storia della nuvola era risolta, già avevi dimostrato questo teorema. Invece credo che stessi lavorando a un'altra storia di cui parleremo tra poco, quella storia non era ancora finita. Allora, in questo momento così fondamentale nella tua carriera, in cui
ti sei trovato di fronte a una soddisfazione e anche una visibilità così grande. La tua creatività, la tua produttività anche di matematico si è scontrata contemporaneamente, immagino, con una grande iniezione di fiducia e anche però con impegni e un'esposizione mediatica allucinante. Qual è il bilancio? Sei riuscito a restare un matematico produttivo, creativo, allo stesso modo di come era prima? Allora, devo dire che hai centrato perfettamente il punto, nel senso, da una parte un premio con la medaglia Fields ti dà comunque una spinta, da una parte ti dà una grande spinta propulsiva, perché è una soddisfazione enorme, ti sta dicendo che la comunità matematica riconosce quello che stai facendo, dà grande valore ai risultati che hai ottenuto, e quindi chiaramente è una soddisfazione tale che ti spinge a continuare. D'altra parte c'è l'altra faccia della medaglia, da una parte praticamente la pressione di dire ok, voglio continuare a lavorare sugli stessi livelli, e poi l'esposizione mediatica, quindi comunque in tanti altri impegni che si aggiungono, impegni estremamente belli e interessanti, questo come tantissime altre che hanno fatto sono stati veramente arricchenti, però chiaramente sì, l'equilibrio è delicato. Mi ha aiutato, secondo me, a focalizzarmi di più, nel senso che comunque il tempo è quello che è, le energie sono quelle che sono, e quindi mi sono potuto permettere di dire ok, quali sono veramente i problemi che vorrei risolvere a ogni costo, metterò tutte le mie energie su questi, molto di più di quanto mi permettessi prima. Quindi devo dire che se ora faccio una piccola resa dei conti, ormai quasi 4 anni sono passati, tra pochi mesi verranno annunciate le nuove medaglie Fields del 2022, e diciamo sicuramente è andata bene, la produzione è andata bene, ci sono state tante soddisfazioni e risultati di cui sono molto felice. E poi, a parte la medaglia Fields, che capisco possa dare qualche soddisfazione, sei anche diventato un personaggio di Topolino, quello sì che cambia la vita, no? Ah, Phil Gallis è un personaggio fondamentale, ne ho la vignetta stampata sulla porta del mio ufficio. No, il personaggio di Topolino, quello poi è stato totale. Un traguardo che mai avrei pensato. Allora, riprendiamo la nostra storia dell'acqua. Eravamo sulle nuvole, poi a un certo punto piove e la nostra acqua cade per terra in forma liquida o in forma ghiacciata. Facciamo che è piovuto in Antartide, ci troviamo davanti a formazioni curiose di ghiaccio. La prossima storia, di cui è protagonista Alessio Figalli, riguarda la superficie su cui si incontrano il ghiaccio e l'acqua. Si chiamano, correggimi se sbaglio Alessio, problemi di frontiera libera, nel senso che la frontiera tra l'acqua e il ghiaccio si muove, si sposta, e quindi quando si studia il modo in cui questo sistema si trasforma, si deve tenere conto del fatto che questa frontiera si muove. Ebbene, se andiamo a vedere il modo in cui il ghiaccio si scioglie nell'acqua, la nostra esperienza ci insegna che difficilmente, quando il ghiaccio si scioglie, assume una forma tagliente, acuminata, con delle punte, con degli spigoli. Di solito il ghiaccio che si scioglie in acqua, vediamo che si scioglie conservando una superficie liscia. Tutto questo ha una sua corrispondenza matematica, perché è così? Allora, anche questo è un problema che era aperto da tanto tempo, e Alessio, insieme ad altri colleghi, è riuscito a risolverlo, a capire per quale motivo quasi mai, quando un cubetto di ghiaccio si scioglie nell'acqua, nello sciogliersi arriviamo a un oggetto spigoloso o tagliente. Allora, in questo caso, Alessio, qual è il nostro momento importante, il nostro tic con zero? Vi faccio vedere un'immagine che magari ci aiuta un po' a visualizzare il nostro ghiaccio e quello che può succedere. Allora, Il nostro punto di partenza qual è in questa seconda storia? Sì, allora qua possiamo vedere questo blocco di ghiaccio rappresentato da questa immagine. Chiaramente qua stiamo mettendo il ghiaccio nell'aria, non nell'acqua, quindi stiamo un po' semplificando, non dovremmo immaginare che è sommerso, però sarebbe stato più difficile trovare un'immagine del genere. Quindi immaginiamo semplicemente il ghiaccio all'interno dell'acqua che si sta sciogliendo.
questa immagine, anche lei va benissimo tanto. Si può vedere che ci sono delle stalattiti più sottili, alcune sono acuminate, ma in particolare possiamo vedere queste due frecce, punti regolari e punti singolari. Il punto regolare è questo punto in cui il ghiaccio è bello, ha una interfaccia bella regolare, cioè in qualche modo è liscia la superficie, e niente succederà a breve in qualche modo, c'è un po' di ghiaccio da un lato, non c'è niente dall'altro, il ghiaccio si scioglierà piano piano, ma la forma rimarrà più o meno la stessa per un certo tempo. Invece se guardiamo il punto rappresentato dal punto singolare, è questo punto, questa forma un po' a clessidra, in cui abbiamo questo piccolo un cilindrino sottile, questa parte sottile della clessidra che si sta sciogliendo. Ora, a breve, quel punto è talmente sottile che si scioglierà completamente, diventerà un punto, in un certo istante di tempo t con zero, diventerà un singolo punto, in qualche modo, quindi lo spessore diventerà zero, e poi il ghiaccio, la parte sopra, si separerà dalla parte sotto. Questo è un punto singolare, un punto in cui il ghiaccio cambia in qualche modo la forma. Prima era una clessidra, poi in verità diventeranno due blocchi di ghiaccio separati, ognuno che seguirà poi la sua storia in maniera indipendente. Quindi qual è la difficoltà del processo dello scioglimento del ghiaccio? Ora è chiaro, se io parto da un cubetto, il cubetto già parte, è una cosa abbastanza rotonda, rimarrà abbastanza rotonda, non succede niente. Se però io parto con delle forme di ghiaccio che esistono in natura più complicate di un semplice cubetto, mi aspetto una serie di fenomeni in cui il ghiaccio si spezza in pezzi più piccoli, si continua a sciogliere e man mano poi durante lo scioglimento si potrebbe rispezzare in tanti pezzi. Ogni volta che c'è questo momento in cui si rompe, questo quello che noi chiamiamo un po' punto singolare, cioè questa separazione dei punti ghiaccio, ed è un fenomeno molto difficile da modellizzare per un semplice fatto che proprio intorno a questi punti singolari in qualche modo qualcosa succede. Ora è chiaro che nel caso della clessidra ci possiamo tutti immaginare cosa succede, però si potrebbero fare immagini molto più complesse in cui magari ci sono due clessidre che si incrociano a 90 gradi, quindi quattro pezzi di ghiaccio, ne potrei fare forme ancora più complesse, e quindi capire esattamente cosa succede quando c'è una separazione è un fenomeno molto più delicato da studiare. Ok, allora qui il nostro eroe che guarda la clessidra di ghiaccio che immaginiamo immersa nell'acqua ha questa preoccupazione di sapere che di fatto difficilmente vedrà una clessidra che presenta delle punte acuminate che resistono a lungo e vuole trovare la ragione matematica per cui questo accade. Quali sono state in questo caso gli ingredienti che avete usato per arrivare al lieto fine? E questa è un'altra bella storia, mentre nel problema delle nuvole c'è stata questa connessione al trasporto ottimale trovata da McCallen, questo meteorologo inglese, che poi noi abbiamo sfruttato quasi 20 anni dopo insieme ai miei collaboratori per riuscire a capire come veramente dal trasporto ottimale risolvere queste equazioni della meteorologia. In questo caso il trasporto ottimale non c'entra più niente. Era un problema, queste equazioni che modellizzano lo scioglimento del ghiaccio si chiama problema di Stefan, in verità sono equazioni già scritte intorno a 1830, poi formalizzate da Stefan circa 40 anni dopo, però sono equazioni che esistono da circa 150 anni e oltre. Ci sono stati tanti studi nel tempo di queste equazioni, però la difficoltà è sempre la stessa, questi punti singolari, cosa succede intorno a questi punti singolari. E ci sono stati tanti risultati molto importanti, però a un certo punto, anche a volte anche per caso, noi con alcuni collaboratori qua a Zurigo, che poi sono stati i miei coautori, Serra e Rossoton, stavamo un po' riflettendo a questo problema, ci stavamo dicendo questo dovrebbe succedere, ma perché, come possiamo dimostrarlo, provavamo a fare conti, formule, non sapevamo neanche noi bene dove andare, e mi ricordo a un certo punto siamo detto sarebbe bellissimo se potessimo applicare una certa formula chiamata formula di monotonia di Algren, che è una formula scoperta da un altro, da un matematico molto famoso che circa 40 anni fa ha scoperto questa formula
per studiare il bollo di sapone. Quindi stava studiando tutt'altra cosa, bollo di sapone, superfici, diciamo, superfici di sapone attaccate a pezzi di metallo per cercare di trovare la maniera ottimale, in qualche modo, di, data una certa curva nello spazio, trovare la superficie che si attacca a una certa curva e minimizza l'area, un po' il problema del bollo di sapone, e aveva trovato una formula magica che aveva usato in maniera estremamente ingegnosa in un suo lavoro famoso che ha scritto, che consiste di più di 1000 pagine, per capire esattamente come funzionano questi oggetti. E questa formula, a un certo punto, ci sembrava che nel nostro caso sarebbe stata tipo, se funzionato saremmo stati felicissimi, perché si vedeva che poteva sbloccare tantissime cose. Sono quelle cose in cui uno ci prova a poi dire sì, ma se funzionava, figurati da poco che l'avevano trovata. Infatti abbiamo provato a farla funzionare e non ci sembrava assolutamente che funzionasse, perché stavamo in qualche modo mettendo delle formule di un problema in tutt'altro problema, quindi poi quando uno mette le formule dentro cambiano tutti i termini, spuntano termini nuovi e non sai più cosa devi fare. E poi per miracolo ci siamo accorti di una serie di simmetrie del problema, semplificazioni, altri strumenti sono venuti uno dopo l'altro e dopo mesi e mesi però ci siamo resi conto che in verità quella formula funzionava. E là poi è stato, diciamo, un punto, un'eureka che dovrei dire abbiamo avuto un po' prima del 2018, diciamo, era ormai la filtro non c'entrava più niente, però da là poi a chiudere tutto ci abbiamo ancora messo 3 anni e mezzo. Diciamo, tra quell'euro che poi tutto il lavoro che abbiamo dovuto ancora fare c'è stato. Però diciamo, quello è stato sicuramente un momento chiave per poi far partire tutto il nostro lavoro degli anni successivi. Quindi una storia lunga. Sono spesso storie lunghe, anche quelle delle nuvole alla fine tra fallimenti vari di 7 anni. Qua, diciamo, dal momento in cui abbiamo capito, diciamo, come utilizzare lo strumento chiave, qui ci sono voluti 3 anni e mezzo. Diciamo, nel caso delle nuvole, il problema è stato proprio trovare lo strumento chiave e ci abbiamo messo tanto a fare quell'eureka. Qui, nonostante l'eureka, poi ci sono stati altri 3 anni e mezzo di lavoro. Diciamo, quindi le nuvole è andata più veloce una volta capito quel quid che mancava. Qui, diciamo, è stata molto lunga. Però poi è piacevole, poi è giusto così, ci vuole un po' di sudore. Senti Alessio, perché, cioè, allora penso che sia importante dire un po' quello che diceva Roberto poco fa, il fatto che tu sei bravo a spiegare la matematica che fai, o forse scegli problemi che hanno origine da problemi matematici che hanno origine da problemi visibili, insomma, poi ci direi tu quale delle due. In questo caso qua uno potrebbe pensare, ah, ma i matematici, loro hanno questi capricci estetici, gli piace andare a spiegare che il ghiaccio si scioglie in modo che è sempre liscio. In realtà non è così, cioè c'è una regione che tu mi hai spiegato molto precisa per cui è importante far vedere che questo ghiaccio si scioglie in modo che rimane, la superficie rimanga liscia. Qual è il motivo? Allora, diciamo, questo, se vuoi, è una ragione più generale, nel senso che c'è un po' una credenza, purtroppo molto sbagliata, sarebbe bello se non fosse così perché ci risolverebbe la vita, che se io ho un fenomeno fisico, quello che sia, che voglio descrivere, trovo le equazioni che descrivono questo fenomeno, a quel punto io potrei modellizzarlo semplicemente prendendo le equazioni, dandole a un computer e dicendo al computer: ora parti con le tue simulazioni e descrivimi questo fenomeno fisico. Come dire, c'è questa idea che i computer risolvono tutto, ok? E questo è falso, falsissimo. I computer hanno una potenza di calcolo assolutamente ridicola, ma non è un problema dei computer, proprio che non ci si arriva, ma computer classici, quantistici, comunque andiamo, ridicolo rispetto ai problemi che noi vorremmo risolvere. Ci mettono tantissimo tempo su problemi concreti a dare una risposta. Quindi, se noi speriamo che il computer sia la soluzione ai nostri problemi, in verità stiamo prendendo una strada sbagliata. Quindi, cos'è che noi dobbiamo fare quando siamo un problema? Innanzitutto dobbiamo capirne le proprietà generali, ma per esempio in questo caso del ghiaccio, se noi speriamo di capire cosa succede intorno alla singolarità, naturalmente il ghiaccio in qualche modo è un problema continuo, acqua e ghiaccio, cioè ci sono descrive il ghiaccio o l'acqua, cioè non immaginiamo le molecole, immaginiamo un continuo di punti. Per metterlo in un computer io devo discretizzare il problema, cioè ogni elemento viene discretizzato in
pixel, in dati, comunque il computer può gestire un numero finito di dati, quindi il computer dovrà un'approssimazione del ghiaccio. L'approssimazione del ghiaccio che finché sono vicino a un punto regolare, siccome niente di particolare succede, non è importante quanto io sono preciso nella mia descrizione del ghiaccio. Gli posso dare una descrizione non troppo accurata e il computer riuscirà a risolvere le equazioni e a predire abbastanza bene l'evoluzione. Ma intorno alla singolarità, se io non sono preciso fino alla fine, lui potrebbe non capire veramente cosa succede intorno a una singolarità e darmi una risposta completamente sbagliata che poi comporterebbe una serie di errori a catena nel produrre una simulazione di un processo fisico come lo scioglimento. E quindi l'unica maniera per risolvere questo problema è sapere già cosa succede intorno a quei punti, insegnare al computer in qualche modo cosa succede là e quindi dirgli: guarda, non ti preoccupare di cercare di calcolarle tu le cose, ti do già io la risposta, su quei punti succederà quello e tu non ti preoccupare, vai direttamente avanti, salta, rompi il ghiaccio come ti dico io e continua. Quindi in qualche modo bisogna istruirlo su certe cose e questo è una cosa generale, bisogna sempre trovare e semplificare le cose. E vale per queste cose come vale per la meteorologia, ma vale praticamente per qualunque tipo di equazioni. Quindi non è che i matematici vogliono a volte studiare fenomeni solo perché per puro spirito estetico. Sicuramente da un punto di vista di conoscenza matematica, conoscenza scientifica è fondamentale, però attenzione, senza di questo tantissime cose non si potrebbero fare, quindi è importante in verità avere una conoscenza profonda matematica di fenomeni fisici di questo tipo. Ci scrive una delle persone che ci stanno ascoltando che ci dice: a proposito della muffa Physarum polycephalum di cui parlavamo all'inizio, vorrei citare Eulero, e ci passa proprio il virgolettato di Eulero: nulla accade in natura che non obbedisca a qualche principio di minimo o massimo, ovvero un qualche principio di ottimizzazione. Immagino che tu attingerai a piene mani da questa fortunata situazione, anche forse nello scegliere i problemi di cui occuparti. E qui veniamo alla domanda che ti ho fatto prima implicitamente: scegli di occuparti di fenomeni di quella matematica che descrive il reale, che quindi poi spesso trova una sua facilità di essere raccontata, oppure sei tu che una volta che fai della matematica poi fai riferimento a quell'aspetto raccontabile? Allora, sicuramente, riprendendo la sua citazione Eulero, chiaramente questa è una grande fortuna mia in qualche modo, perché io poi vengo da una formazione proprio di problemi di ottimizzazione, che è sempre stato un classico un po' della scuola pisana, quindi in qualche modo mi sono trovato naturalmente in questi problemi. Ho studiato tanti problemi e alcune avrei grande difficoltà a spiegare cosa sono, non perché la matematica necessariamente si discosta così tanto dalla realtà che non ha più senso raccontarli. Attenzione, cioè la matematica comunque è uno strumento, una lingua universale nata per descrivere la natura, nata per descrivere i fenomeni del mondo, però chiaramente questo ha portato a livello di astrazione talmente complessi che richiede a volte una preparazione tale che è molto difficile spiegare cosa si sta facendo. Quindi la realtà è che spesso magari per certi problemi anche scelgo tra i problemi che studio c'è cose che sono più facili da raccontare. Poi in verità un po' tutto si potrebbe raccontare con un po' di tempo, un po' di sforzo, però diciamo a volte c'è bisogno anche di un minimo di infarinatura matematica magari un po' maggiore che semplicemente raccontare il problema così come stiamo facendo adesso. Questi problemi per fortuna si raccontano bene, quindi anche le due cose insieme, però sicuramente anche quando facciamo questi eventi ci sono anche problemi dove possiamo anche permetterci di raccontarlo senza scrivere alla lavagna. Senti, noi stasera abbiamo visto due storie, anche tre insomma, mettendoci anche il trasporto ottimale di Physarum polycephalum a lieto fine, cioè storie che teoremi che hai dimostrato, ai quali hai lavorato e siete venuti a capo di una dimostrazione. Qual è una storia invece per ora con un finale triste o comunque senza un finale di cui vorresti vedere presto un lieto fine e quindi una dimostrazione? C'è una storia tra quelle raccontabili che ci vuoi citare come ancora
aperta? Allora, le storie aperte penso partire da un presupposto. Le storie a lieto fine sono sempre molte di meno delle storie senza il lieto fine, che sarebbe pure sbagliato e ingiusto non dire così. Diciamo, la realtà è che ci si scontra continuamente con problemi matematici comunque difficili e a volte abbiamo qualcosa magico che ci salva, come può essere stata la formula newtoniana di Algernon o cose così. Altre volte manca questo strumento, ci si prova e o viene l'idea giusta al momento giusto oppure spesso le cose non funzionano. Quindi diciamo, i problemi che ho affrontato negli anni, quelli che sono riuscito a risolvere sono una frazione piccola di quelli che non sono riuscito a risolvere e che, per i quali ancora non ho nessuna risposta. Attualmente in realtà ci sono ancora tante domande legate sia ai questi problemi un po' ghiaccio-acqua, in particolare diciamo di questo modello ghiaccio-acqua che noi abbiamo studiato è un modello del problema di Stefan, come ho citato, unidirezionale, il problema dello scioglimento del ghiaccio. Quindi si parla di un problema sicuramente molto importante, però in qualche modo non si studia in questo modello, non si considera mai il caso in cui ci possa essere anche un congelamento dell'acqua. Quindi c'è sempre una direzione in cui il ghiaccio si può solo sciogliere. Questo è stato il primo modello di Stefan, però esiste appunto il modello di Stefan delle due direzioni del tempo, in qualche modo, in cui si possono avere zone in cui magari ci sono fronti polari che arrivano, aria freddissima, e quindi ecco che l'acqua inizia a ghiacciare. Ed ecco che però quindi ora il movimento va nelle due direzioni. Noi attualmente riusciamo solo a gestire questo il caso unidirezionale, ancora non sappiamo gestire le singolarità, capire cosa succede veramente se facessimo se entrambi i fenomeni diventano ammissibili. E abbiamo iniziato a discutere questo problema sempre con Joachim Serra e Cevero Soton, che sono stati i miei collaboratori per questo problema per più di 3 anni, e però è un problema estremamente, estremamente difficile. Diciamo, ci sono pochissimi risultati su una letteratura matematica, diciamo, pluridecennale. Quindi, diciamo, di cose da fare ce ne sono tante. Questo è solo per menzionare un altro che resta nel contesto, anche per mostrare in qualche modo che in verità non si arriva mai. Cioè, uno parte da problemi, sa cosa vuole studiare, e parte sempre, se uno deve studiare un problema, deve sempre partire dal primo modello più semplice. Non è che uno può pensare di saltare subito alle cose più difficili. E già riuscire a fare questo, come dicevo, è un problema che comunque è studiato da 150 anni e mancava ancora come chiuderlo. La nostra speranza è che adesso che abbiamo avuto una buona conoscenza almeno di questo modello unidirezionale, in cui c'è solo scioglimento, possiamo sperare di iniziare a usare queste conoscenze anche quando si iniziano a mischiare i due fenomeni insieme. Vedremo, c'è tempo. Senti, noi sicuramente ognuno di noi ha delle sue storie preferite, storie in senso proprio narrativo, i suoi libri preferiti, i suoi racconti preferiti, racconti che troviamo belli per qualche motivo, perché magari ci aggancia qualcosa. Per te quando è che un teorema è bello? Il teorema può essere bello per varie ragioni. A volte è la semplicità dell'enunciato, molto semplice, elementare, quasi naturale in qualche modo, no? Queste a volte sono dei teoremi che hanno una formulazione estremamente semplice e naturale che dici, ah, bello, sono curioso di sapere se è vero o no. Oppure se una volta che l'uno l'ha enunciato dici, ah, bello, sono contento che sia stata dimostrata una cosa del genere. Quindi a volte sono dei teoremi semplici, una riga, tac. A volte quello che c'è dietro più del teorema è la dimostrazione. Questo in verità spesso per un matematico è fondamentale, nel senso magari il teorema in sé è importante, ma la dimostrazione può essere ancora più importante, perché dietro una dimostrazione di un teorema c'è un lavoro più o meno lungo, ma ci sono idee, ci sono strumenti nuovi, ci sono nuova matematica che è stata sviluppata per dimostrare un teorema. E a volte quello che succede è che nella dimostrazione di un teorema si introducano nuove idee che poi però possono essere portate in tante altre aree. Un esempio l'abbiamo visto stasera, detto la formula di Algernon, lui l'ha introdotta per studiare il bollo di sapone
Ed ecco che noi ci siamo accorti che adesso si può usare per studiare il ghiaccio e acqua. Cioè, quello che Algren ha fatto nella sua dimostrazione sono tantissime cose, ha fatto dei lavori magistrali, però il fatto di aver anche introdotto questo strumento per studiare il suo problema, in verità ci ha portato a noi a risolvere altre cose. Quindi in questo modo, in questo caso, è merito ad Algren e la bellezza del suo del teorema, ma anche quello che c'era dentro. E io ho questo gusto estetico misto, diciamo, a volte il teorema, ma spesso sono anche qualcuno a cui piace molto l'idea che ci sta dietro la dimostrazione. Chiaramente è sempre una cosa per addetti ai lavori, diciamo, però diciamo è un po' gusto mio, mi incuriosiscono molto le idee. Ti voglio leggere un messaggio che è arrivato da qualcuno che ci sta seguendo online, che fa riferimento a un'opera che è qui alla mia sinistra, non so se forse riusciamo a inquadrarla mentre vi dico che cosa, eccola. Dice questo nostro spettatore: dietro Roberta si intravede una bellissima opera, un matematico direbbe che è una bellissima struttura ramificata, connessa, eccetera. Tu pensi che esista un occhio matematico, un modo di guardare le cose dei matematici che unisce concetti, astrazione e realtà, qualitativo e quantitativo insieme? È una domanda molto articolata. Qual è la tua esperienza e ricordi di questo tipo di sguardo, anche prima di diventare un matematico famoso? Diciamo, sicuramente i matematici hanno dentro di loro una forma mentis particolare che si può vedere in tanti aspetti del quotidiano, nella maniera di approcciare i problemi, in maniera di approcciarsi a volte quindi anche alla vita con una certa razionalità e molta logica. Diciamo, poi vedere chiaramente delle strutture anche al di fuori, sicuramente c'è di nuovo una forma mentis che ci può portare in maniera più naturale a vederlo. Detto questo, poi ognuno, in verità ci sono tanti tipi di matematici e tanti modi di approcciarsi. A me, non lo so, io nel mio caso separo molto forse come vedo la matematica nell'ambiente lavorativo e poi cosa vedo quando sono fuori, nel senso cerco molto di svuotare la mente al di fuori del mondo lavorativo, quindi magari tendo quasi forzatamente a cercare di evitare in qualche modo di vederci troppe cose matematiche, proprio perché mi aiuta a svuotare e ripartire. Quindi poi, diciamo, il commento sicuramente sulla struttura dietro Roberta è molto pertinente, e conosco altri matematici che hanno proprio un occhio molto maggiore in qualche modo. Io non mi considero tale, diciamo, non sono mai stato forse qualcuno che vede la matematica un po' dappertutto. Senti, ma se parliamo di connessione in senso di, invece di incontri e di dialogo con altri matematici, intanto sappiamo che al di fuori della comunità matematica molti pensano che il matematico sia una persona solitaria che si mette lì da solo e fa il suo lavoro e non parla con nessuno, almeno lavorando. In realtà invece il dialogo, come dimostra anche il fatto che, per esempio, le tue pubblicazioni che sono state fatte con altre persone, le collaborazioni che ogni matematico ha, quella è una parte importante della ricerca matematica. Questi due anni appena passati, con tutto quello che abbiamo visto accadere, hanno modificato il tuo modo di lavorare nell'incontro con gli altri matematici, nello scambio delle idee? Sicuramente, diciamo, questi due anni sono stati molto particolari per noi, nel senso, per noi ora penso accademici, e nel senso che comunque nel mio caso, per esempio, ho avuto tantissime collaborazioni e in generale la ricerca comunque è fatta di incontri, scambi, confronti continui, quindi di colpo ci siamo ritrovati ognuno a stare a casa sua, a lavorare da casa. E l'unico strumento di contatto è diventata il computer, quindi tramite il computer, tramite Zoom, tramite Skype, quello che fosse. Io questo sì, sono sicuramente cambiato molto, perché mi sono dovuto abituare molto di più a lavorare in qualche modo in maniera più ibrida. Ha i suoi pro e i suoi contro. Da una parte, a volte avere tante interazioni non ci lascia il tempo di focalizzarci su qualcosa, cioè il fatto di lavorare, pensare a un problema da soli nel nostro angolo in verità è utile, perché comunque poi ognuno di noi ha il suo modo di pensare, ognuno di noi ha il proprio approccio, in qualche modo
a volte in un circolo in cui ci si vede troppo con altre persone si può lasciare un po' trascinare. Quindi in verità ha avuto anche i suoi pro, per carità, in verità su alcuni problemi che ho risolto in questi ultimi 2 anni hanno beneficiato da questo cambio di prospettiva. Detto questo, dopo un anno e mezzo, ho visto però anche l'altra faccia della medaglia, cioè a un certo punto mancano gli incontri, mancano il continuo scambio con i colleghi, che è fondamentale. Alla fine la ricerca non si fa più ognuno nel suo angolo, perché poi bisogna anche pensare che non si fa più, cioè il matematico in un angolino che sviluppa i suoi teoremi non funziona più, semplicemente perché la ricerca va avanti e va avanti molto velocemente. Quindi noi, ogni teorema vive comunque sulle spalle di altri, non è mai un lavoro, non è un risultato individuale. Cioè anche risolvere un problema, in verità comunque si usano sempre strumenti, risultati magari degli anni precedenti di tanti altri matematici. In qualche modo ogni successo di un matematico in verità è un successo di una comunità intera, perché poi è l'insieme di lavori che hanno portato magari poi a quel lavoro finale in cui qualcuno risolve il problema. Però magari quel lavoro non ci sarebbe mai stato senza i lavori precedenti. Quindi il modo di fare ricerca in generale è cambiato molto dal passato, e non esiste più quest'idea un po' romantica del matematico che nel suo angolo risolve i problemi isolato dal mondo. È veramente, veramente rara, veramente rara. Senti, noi adesso abbiamo ancora forse un paio di minuti, poco tempo, voglio chiudere questo nostro incontro tornando al contesto che ci sta ospitando, quindi al rapporto tra arte e scienza. Poco prima che iniziassimo questo incontro, parlando con le curatrici di questa mostra, parlavamo proprio del rapporto tra arte e scienza e del fatto che l'arte non ha il vincolo di dover indovinare la natura di qualcosa che esiste, mentre la scienza ha l'ambizione di descrivere qualcosa che effettivamente avviene ed esiste, di descrivere il reale, l'arte può sbizzarrirsi, no? Può anche creare qualcosa che non necessariamente ha riscontro nella realtà. La matematica però è un po' al confine tra queste due esigenze, perché ovviamente deve obbedire a delle leggi, però parte da mondi immaginari, da mondi che possiamo costruirci da soli. Per te come si colloca la matematica in questo ragionamento? Ma la matematica, sì, è vero, da una parte puoi costruire mondi immaginari, dall'altra, di nuovo, c'è comunque, rispettando delle regole in qualche modo, cioè nel senso tutti questi mondi immaginari che uno si costruisce sono astrazioni, ma di concetti comunque molto concreti da cui si è partiti. Io non, raramente mi viene in mente qualcosa, come dire, un'astrazione tale senza che però poi di fondo non avesse qualcosa, un punto di partenza ben concreto. E chiaramente quindi è un equilibrio molto, è un po' l'interfaccia dei due, perché poi chiaramente è vero che si arriva a livelli di astrazione tale, e pure tu lo sai, insomma, comunque sì, come diceva Roberto prima, hai vissuto tramite laurea e poi un dottorato anche in algebra, comunque si può arrivare a livelli di astrazioni molto grandi e forse, cioè, è difficile a volte ritrovare, diciamo, come dire, rimanere a un livello molto concreto. Però la matematica c'è un po' di tutto, devo dire. Io quello che mi piace è comunque il fatto che sia una disciplina che sale e scende, nel senso si parte dalle basi, dai problemi molto concreti per svilupparla e creare magari una cosa molto, una struttura molto astratta sopra. Però ci sono stati tantissimi esempi in cui è stato solo arrivando a un livello di astrazione molto alto che poi si è riuscito a dare una risposta a dei problemi molto concreti. Quindi in qualche modo c'è entrambi. Poi chiaramente a volte questo riscontro non sempre c'è e può sembrare più una cosa artistica. Sicuramente la matematica ha tanto dell'arte anche nel modo di saperla leggere. Cioè ci vuole l'occhio esperto, no? Per vedere qualcosa nella matematica, anche come diceva prima, cosa ci vedi tu in un teorema. È difficile, cioè se uno non ha gli occhi esperti è difficile veramente vederci qualcosa, quindi è una forma di arte anche quello, l'esperto che riesce a vedere certe cose in un quadro, l'esperto che ascolta la musica e riesce a non solo a sentire una melodia, ma a sentirci le note e tutto il resto.
C'è un po' di tutto, forse a me quello che è piaciuta la matematica è poi questa idea di scienza esatta e anche di scienza che non tradisce, scienza che quello che si dimostra adesso sarà vero per sempre in qualche modo. Non lo so, altre scienze mi hanno sempre messo un po' più sul chi va là, l'idea che forse una certa teoria scientifica magari fosse poi superata nel tempo con altre teorie. Invece la matematica, voglio dire, se un teorema è dimostrato è là, ci sarà per sempre, questo mi è sempre rassicurato. Quindi questa è stata una grande, forse per me è stata l'inizio della mia storia con la matematica. Ci stanno seguendo degli spettatori molto acculturati e molto proprio, fanno dei discorsi davvero molto, molto complessi. Ti vado a leggere l'ultima, penso, domanda che faremo in tempo a proporti. Hadamard affermava: tra il settore artistico e quello scientifico c'è questa differenza, che l'arte gode di maggiore libertà, poiché l'artista è governato solo dalla propria fantasia, un po' quello che dicevamo prima, così che le opere d'arte sono vere e proprie invenzioni. Del tutto diversamente si comporta lo scienziato. Vedi, evidentemente ho citato Hadamard senza rendermene conto, il cui lavoro riguarda, propriamente parlando, la scoperta. Come affermava Hermite, in matematica siamo più servitori che padroni. Per quanto la verità ci sia ancora sconosciuta, essa ci preesiste, imponendoci ineluttabilmente il sentiero da seguire se non vogliamo perderci. Sei d'accordo? Non so se proprio mi sentirei servitore. Allora, è vero che la realtà ci guida, però ci permette anche di non sbagliarci in qualche modo. Cioè, da un certo punto di vista... La matematica è una teoria assiomatica, siamo partiti dagli assiomi per costruire una teoria, e se gli assiomi fossero stati sbagliati magari avremmo trovato delle conclusioni completamente folli a un certo punto. Ed il fatto che la matematica descrive la realtà è quello che ci dice sempre: ok, siamo sulla retta via, la matematica che abbiamo costruito fino adesso è la matematica giusta, perché funziona, perché ci permette di descrivere quello che noi vediamo. D'altra parte, in verità, ha tanto dell'artista, quindi sicuramente sono d'accordo in questa visione. Cioè, chiaramente è diverso l'artista, lo scienziato, però è per esempio una cosa importante che io dico sempre: cioè, la scienza, cioè la matematica pura, la matematica applicata in generale, come dire, la scienza fatta senza il vincolo di dover dare risposte a problemi in maniera immediata, un po' il poter pensare in maniera libera, che è quello che specialmente noi facciamo quando da ricercatori a livello accademico universitario. Non abbiamo una pressione di dover risolvere un problema con un'applicazione in 3 anni, 5 anni. L'obiettivo è sviluppare delle teorie matematiche. Teorie matematiche che poi si autogiudicano e si finanziano un po' perché la comunità ritiene che siano importanti. Però sono state proprio queste che teorie un po' magari più astratte che poi negli anni hanno portato a sviluppi fondamentali. Se uno pensa semplicemente, magari concludo qua e poi stiamo andando pure fuori tempo, ai numeri primi, l'idea di capire i numeri primi, questi numeri divisibili solo per uno, per se stessi, che applicazione ha? Ma non sembra avere molte applicazioni, quindi capire come sono fatti, come sono distribuiti, che proprietà hanno, per tanti tanti secoli era un gioco intellettuale, se poi uno ci pensa. Che faceva parte però del capire i numeri in generale. Quindi si partiva da un problema concreto, i numeri che ci servono nella vita di tutti i giorni, e poi ci sono numeri speciali, proprietà speciali. Ecco che negli anni 70 sono diventate la base della crittografia che è fondamentale per il nostro mondo. Quindi, come dire, c'erano matematici molto famosi come Hardy in Inghilterra, che diceva: io sono felice che so che quello che ho fatto io non servirà mai a nulla. Lui faceva teoria dei numeri e non immaginava che 50 anni dopo sarebbero stati usati. Quindi poi in verità la storia ci può anche contraddire, diciamo, di qualunque lato noi qualunque sia il lato che abbiamo preso, applicato oppure, quindi poi difficile dirlo. Grazie Alessio Figalli per averci dedicato questa ora di racconti matematici. Voglio ringraziare anche ancora Roberto Natalini e le curatrici della mostra Ticcon Zero, e ringraziare tutti voi che ci avete seguito fino adesso, e auguro al nostro ospite Alessio Figalli e anche a tutti voi molte altre storie a lieto fine, che siano teoremi o anche tutt'altro. Grazie mille Roberta, grazie a tutti. Buona serata.